L'assessore comunale alle politiche sociali di Agrigento, Gerlando Riolo, avvia oggi i cantieri di servizio. I dettagli nell'intervista. Sì, in effetti partono oggi ufficialmente, nel senso che oggi abbiamo voluto vedere, incontrare, salutare queste persone che da oggi iniziano questo percorso dei cantieri di servizio, un percorso che è stato lungo, diciamo, ci ha impegnato parecchio, però oggi finalmente abbiamo la bella notizia che 129 persone, quindi 129 famiglie, avranno la possibilità di fare delle attività di pubblica utilità per conto del comune e riceveranno per questo un sussidio che sarà molto consistente e che gli permetterà a queste famiglie di avere una bella boccata d'ossigeno per i prossimi 3 mesi. Sarà una boccata d'ossigeno per loro, ma sarà una boccata d'ossigeno per tutta la città, perché loro lavoreranno per diciamo, dei servizi utili alla città, quali lo scerbamento, quali la pulizia del verde pubblico, le manutenzioni degli immobili comunali, l'attività uscierile, cioè ci saranno veramente la derattizzazione, ci saranno delle attività, diciamo, che già il comune fa, ma che saranno incrementate, che saranno portate avanti con il contributo di queste persone. Oggi è una bella giornata, finalmente abbiamo questa bella notizia da poter dare e ne siamo veramente molto contenti. Abbiamo voluto incontrare queste persone, questi lavoratori, per poterli salutare e poter augurare loro un buon lavoro. Abbiamo voluto dare diciamo, delle destinazioni specifiche, e per esempio per lo scerbamento ci sarà un cantiere di servizio che sarà dedicato alle periferie, un altro cantiere di servizio che sarà dedicato al centro città, per cui saranno 40 persone che saranno occupate in questa attività di scerbamento e di pulizia delle caditoie, e speriamo in questa maniera di dare un impulso reale, concreto e fattivo a questa attività che tutti aspettiamo ormai da troppo tempo. Saranno forniti dei dispositivi di sicurezza in modo da mettere in condizione tutti quelli che fanno questa attività, essere messi in condizione di lavorare in assoluta sicurezza, e saranno forniti anche degli strumenti di lavoro che permetteranno loro di poter svolgere l'attività con piena efficienza e piena efficacia. Per il Comune è tutto a costo zero, perché questo deriva da un bando regionale al quale il Comune di Agrigento ha partecipato e che ci è stato assegnato, per cui verrà tutto a costo zero per il Comune, e con la concessione di un buon contributo economico alle famiglie, perché saranno da circa 450 euro a più di 1.000 euro, 1.200 euro, a seconda ovviamente in ragione della composizione dei nuclei familiari e dell'ISEE, per cui diciamo che sarà veramente un buon incentivo per le famiglie, un'attività che sarà utile a loro e utile a tutti.